Welcome YouTube, bentornati nella Grain Zone, la zona di grano. Ragazzi, siamo qua in questo nuovo video post WWE Raw. Puntata molto confusa, né bella né brutta, dipende dai momenti che scegliamo di verificare, di provare a fare un confronto, di comunque vedere se sono stati positivi o negativi, e dipende sempre da questo. Non è che mi sia piaciuta troppo come puntata, però non mi è neanche dispiaciuta, cioè, nel senso, vi ripeto, dipende dai punti di vista. Cioè, partiamo subito col primo match. Seth Rollins contro Braun Strowman. Seth Rollins è abbastanza distrutto da Braun Strowman. Ma perché, ragazzi, Braun Strowman è forte comunque, quindi era praticamente logico che Braun Strowman vincesse contro Braun Strowman. Poi ci sono state altre conseguenze per Seth Rollins, perché Braun Strowman si è andato un po'. Sono arrivati Sheamus e Cesaro, e dopo un po' volevano infliggere un po' di roba. È arrivato in Ambrose, ce l'hanno aspettato. C'è stato Braun Strowman, no? Poi Braun Strowman ha fatto un'altra schiacciata accompagnata a Seth Rollins. Voleva fare tipo la terza, è arrivato Seth Rollins e Dean Ambrose. Mi sembra, non mi ricordo già più bene. Poi è stato schiantato pure lui, e sono arrivati Sheamus e Cesaro a pestare le macerie. Mi collego a questo e parlo del match per il titolo intercontinentale, un match veramente di merda. Perché, ovviamente, probabilmente non può mai vincere un titolo pulito, in modo pulito, no, non può lui. Perché non si sa. Perché questa federazione di merda non vuole fargli vincere un titolo così, ma va bene. Arrivano Sheamus e Cesaro dopo che aveva fatto un lavoro spettacolare su Roman Reigns, abbattendo i due del Misturage, abbattendoli. Ha fatto un gran lavoro. E però, così facendo, Curtis Axel e Bo Dallas sono infortunati. Uno. E due, lo Shield si è riunito. Che madre, bitch. Comunque, il problema qual è? Che non è che c'è Demiz, Bo Dallas e Curtis Axel, almeno da quanto ho capito io, c'è Demiz, Seth Rollins, sì, Demiz, Sheamus e Cesaro. Sono tre pesi, cioè tre lottatori veramente forti. Non è che c'è un Mr. Rush che dice sono dei pipponi, no. Quindi c'è lo Shield riunito, ma di conseguenza, nel match del titolo intercontinentale, i due di Sheamus e Cesaro sono intervenuti, hanno fatto vincere Roman Reigns per squalifica, però. E quindi il titolo è rimasto a The Miz. Poi hanno fatto la paura della giustizia e tutto così. Parlo di un'altra cosa: il ritorno di Kalisto a Raw. Una merda. 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 Una merda. 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 Una merda, porca puttana, una merda, che cazzo fanno ritirare un pippone? Ma almeno avessi una canzone che fa Lucia, Lucia. No, una canzone di merda, una maschera di merda. Mi sembra la bambola assassina, ma come cazzo si fa a vestirsi parei? Che palle, poi tanto vincerà sicuramente contro Enzo Amore, perché se no, se perde lui, poi chi cazzo ce l'ha il match per il titolo? Cioè, se perde Kalisto, tutti gli altri non possono lottare, quindi sono fottuti. Quindi, boh, dipende. Comunque non mi è piaciuto. Passando al backstage, Mick James, preso letteralmente per il buco del culo, proprio parei. Sì, preso per i fondelli, perché gli ha messo la carrozzina e tutto. Cioè, gli ha messo la carrozzina e i pannoloni, quindi un po' marcio. E poi, raga, in realtà nel coso di Ajax, cioè di Alexa Bliss nello stanzino, e Nia Jax hanno concordato il match.
dove è finito per squalifica, cioè per squalifica sì, che ha vinto Ajax, cioè ha vinto Mick James. E poi ragazzi, altre cose, adesso altre cose interessanti. Vabbè. Non me ne vengono la vittoria di Elias contro Tetsuo Nilma. Niente di che, cioè, questi match non sono belli. Tag team match tra Sasha Banks e Bayley contro Emma e Alexa Fox con il tradimento di Emma ai danni di Alexa Fox. E niente, questa è la puntata di oggi, quindi abbastanza una merda, secca, bruciata al vapore, acqua, scottata dentro un bar. Se vi è piaciuto, vi invito a lasciare un like, commentate, iscrivetevi. E ci vediamo alla prossima. Bella ragazzi. Anzi, ci vediamo domani. Cosmetavo.